questo video vi propongo una mappa della legge di attrazione e ho sviluppato questa mappa per tre ragioni principali e tre scopi principali. La prima ragione è che sono talmente tanti gli strumenti di crescita personale e di azione sulla propria realtà che perdersi è facile e quindi penso sia fondamentale un orientamento. La seconda ragione è che possiamo così verificare quanto ampia è la possibilità di azione su di sé. Terza ragione, perché diverse persone me l'hanno chiesto, ho sviluppato questa mappa, gliel'ho sottoposta e ho avuto un ottimo riscontro e perciò mi pare che sia utile divulgarla al maggior numero di persone possibile. I tre scopi sono invece i seguenti. Scopo numero uno: capire non soltanto l'estensione dell'azione su noi stessi, ma anche la potenziale estensione del territorio della nostra mente. Secondo scopo, il fatto di riconoscere dove ci si trova sulla mappa. E terzo, non ultimo, anzi forse il più importante scopo, comprendere dall'estensione della mappa dove ci si vuole trovare sulla mappa, cioè fin dove si vuole arrivare. Bene, iniziamo il nostro percorso partendo dai due fondamenti che sono con ogni probabilità le due affermazioni fondamentali, i due principi fondamentali della legge di attrazione in senso generale. Ho sviluppato la mia mappa in realtà su un foglio orizzontale, speriamo che stia anche in verticale. Il primo principio è: i pensieri sono cose. Il secondo principio è: l'universo è governato dalla legge. Bene, sono i due principi fondamentali che peraltro ho tratto dal fondamentale testo di William Atkinson, La legge di attrazione del pensiero, e da queste due affermazioni, da questi due principi, ora svilupperemo l'intera nostra mappa. Osservate questa freccia. Come potete notare, non è bidirezionale, ha una sola direzione e vedremo ben presto perché. Dalla affermazione "i pensieri sono cose" deriviamo la prima parte della nostra mappa, quella parte della nostra mappa che afferisce a o è incorniciata da un paradigma. Il paradigma è appunto una cornice di riferimento, l'ambiente in cui tutti noi cresciamo, ci formiamo, ci sviluppiamo, l'ambiente fatto di credenze, di nozioni, di conoscenze, di consuetudini, eccetera, eccetera. Il primo paradigma che concerne anche, e penso che già questa sia una cosa molto interessante, un aspetto non così consueto da riportare, cioè che anche in questo primo paradigma può essere coinvolta la legge di attrazione, perché parliamo del paradigma dominante, ovvero il paradigma materialista. Bene, procedo passo passo, abbiate pazienza. Paradigma materialista, il paradigma tecnoscientifico dominante. La realtà è fatta di materia, unicamente di materia, ha una sua configurazione unicamente materiale, una sua storia materiale, è determinata da leggi fisiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, anche qui dicevo, la legge di attrazione
nel suo senso esteso, può essere inclusa, perché abbiamo due effetti fondamentali per quanto riguarda, attenzione, quello che ci interessa, ovvero l'azione di noi stessi su noi stessi. Il primo effetto, la prima conseguenza è la negazione assoluta di ogni possibilità di azione su di sé. Tutto è determinato dal caso, qualunque cosa io faccia non ha nessun effetto né sulla mia mente né sulla realtà, non ha nessun effetto sul mio cambiamento, io non posso produrre nessun cambiamento in me perché tutto è già regolamentato da quelle stesse leggi che sono essenzialmente leggi di casualità e di caoticità. Non c'è nessuna possibilità di intervento su questo sistema che è completamente scollegato da ogni mia possibilità, appunto, di interazione con esso nel senso di un cambiamento. Questo praticamente è quello che vi ho descritto, è il modo in cui pensano soprattutto le persone dalle mie parti. I bolognesi in questo sono dei maestri nella negazione assoluta. Come va? Malissimo. Ma hai iniziato una dieta? Vedo che sei dimagrito. C'è troppo da fare, non ce la farò mai. Poi dovevo dimagrire 6 kg, sono dimagrito 4, poi bisognerà mantenersi, no, è impossibile. Senti, ma possiamo riuscire a cercare di cambiare questa situazione, perché questa situazione è determinata da alcuni elementi, da alcune cause, cerchiamo di essere motivati e di cambiare questa cosa. No, non c'è niente da fare, non c'è assolutamente alcuna possibilità. No. Lascia perdere, guarda, lasciami stare. Come va? Malissimo. Questa è una delle grandi espressioni. Ecco, qui non c'è possibilità. Se avete questo tipo di approccio rispetto al mondo e rispetto a voi stessi, ecco, lasciate perdere qualunque tipo di possibilità di avvicinamento alla legge di attrazione. Ma la brutta notizia si conclude qui, perché anche se soltanto in minimissima parte, voi accettiate la possibilità che vi sia un possibile intervento, una possibile azione, ecco che già qui abbiamo l'energia della legge di attrazione, come avete visto, paradigma materialista nell'unica accezione, e già capite perché vi è una sola direzione verso il secondo principio, nell'unica direzione, nell'unica accettazione del primo principio, ovvero i pensieri sono cose, cioè attraverso il mio pensiero io posso fare qualcosa. Se io penso che attraverso il mio pensiero io non posso fare niente, fine. Se invece anche soltanto io ammetto che attraverso la mia azione del mio pensiero su me stesso posso cambiare perlomeno il mio stato di pensiero, ecco che già i pensieri sono cose, attuano il loro significato, realizzano la loro intenzione. E quindi qui abbiamo che cosa? L'azione del conscio sul conscio. Primo aspetto, primo posizionamento sulla nostra mappa. Attraverso il mio pensiero conscio io agisco sulla mia realtà conscia. Modifico il mio pensiero conscio attraverso il mio pensiero conscio, la mia azione consapevole, e di conseguenza modifico il mio atteggiamento, la mia mente verso la realtà. Magari non cambio la realtà, ma cambio la mia percezione e la mia esperienza e il mio modo di vivere la realtà. Ed ecco che abbiamo allora qui il pensiero positivo. Vi elenco anche una serie di strumenti, non tutti naturalmente, ma per capire poi quanto anche altri strumenti che non sono qui elencati facciano parte della nostra mappa. Abbiamo la motivazione, abbiamo anche quella che io chiamo la psicologia pragmatica, in particolare la psicologia che poi entrerà storicamente all'interno di questi altri strumenti, di queste altre discipline. Penso soprattutto all'insegnamento originario di William James, uno psicologo che diceva:
molto lucidamente, molto pragmaticamente, non a caso è uno dei fondatori del pragmatismo americano, che il mio stato mentale corrisponde al mio atteggiamento mentale o al mio atteggiamento generale, per dirlo con un esempio. Io sorrido perché sono felice, ma sono felice perché sorrido. Attraverso l'attivazione forzata anche di un sorriso, io attivo e innesco tutti quei meccanismi neurofisiologici che mi portano allo stato di felicità e di benessere. Quindi io posso anche forzare certi tipi di atteggiamenti per ottenere i risultati che voglio, ma consciamente sto cambiando la mia struttura, la mia costituzione, il mio stato mentale. Motivazione, psicologia pragmatica, abbiamo detto, pensiero positivo, ma anche in parte meditazione, mindfulness, in parte, perché poi questi strumenti, come diversi strumenti, naturalmente si intrecciano e si compenetrano rispetto alla mappa che stiamo delineando. Sono situati in territori spesso che si sovrappongono. Però anche la meditazione, anche la mindfulness ha tutti gli effetti, soprattutto la mindfulness intesa come presenza mentale, o anche la meditazione con alcune sue tecniche come il distacco, come lo spegnimento del pensiero, come il lasciare andare i pensieri, il non attaccamento ai pensieri, o come anche la focalizzazione sul respiro, per esempio. Sono tutti anche e forse soprattutto strumenti che ci permettono, attraverso la nostra azione conscia, di intervenire sul processo conscio di pensiero. Restando sempre all'interno del paradigma materialista, o per meglio dire, partendo dal paradigma materialista e superando, oltrepassando, o senza dover necessariamente, perché questo non è lo scopo principale di questo incontro, stabilire delle gerarchie, se non ci si trova su questa parte della mappa, in questa parte della mappa, ci si può trovare in un altro punto, ovvero in quella che io chiamo la terra di mezzo, sostanzialmente, che è l'azione del conscio sul subconscio e naturalmente viceversa, l'azione del subconscio sul conscio. È una terra di mezzo perché, come vedremo subito, afferisce anche, può essere anche incorniciata da il paradigma che è generato dal secondo principio: l'universo è governato dalla legge. Ma noi restiamo adesso sempre qui, cioè facciamo un passo oltre, cioè ampliamo il nostro territorio, la nostra mappa, ma in maniera molto logica e molto sequenziale, perché io posso dire, attraverso il mio conscio, agisco sul mio conscio, quindi cambio la mia realtà mentale attraverso la mia azione mentale. Ma posso anche aggiungere che la mia realtà mentale non è formata soltanto dalla mia mente conscia, ma attraverso la mia azione conscia io agisco su un'altra parte della mia mente, ovvero la mente subconscia. E qui infatti troviamo le tecniche più fortemente praticate oggi, e probabilmente c'è una ragione per questo, ma non è il momento, non è la sede, come si dice, per ragionare. E ribadisco ancora, è importante, non stiamo stabilendo delle gerarchie, stiamo definendo dei posizionamenti. Quindi qui abbiamo le autoaffermazioni. Le autoaffermazioni partono dal conscio ma arrivano al subconscio. Abbiamo l'autoipnosi e l'autosuggestione. Abbiamo la psicologia cognitivo-comportamentale, per esempio. Abbiamo la PNL. Abbiamo anche la meditazione e la mindfulness, perché attraverso l'azione conscia su noi stessi, sulla nostra mente, si aprono le porte dal punto di vista dell'azione della meditazione su un altro territorio della mente. Abbiamo anche altre azioni come la psicocibernetica, eccetera.
e in parte anche il metodo Silva, dico in parte perché il metodo Silva su alcuni suoi corollari, su alcune sue tecniche, implica anche un'azione differente, per esempio il lavoro sull'ESP, cioè sull'azione più spirituale, quindi andiamo a sovrapporci su altri territori, ma perdonatemi la digressione. Avete chiaro, penso, la differenza, avete chiara, penso, la differenza tra l'azione conscio-conscio, che comunque già mi implica un'azione di cambiamento, e quindi già anche qui l'azione della legge di attrazione, secondo il suo primo principio fondamentale, è operativa, e invece la distinzione con conscio-subconscio e subconscio-conscio, perché naturalmente i due meccanismi sono integrati e correlati. Laddove invece io non soltanto agisco sulla parte della mente di cui ho consapevolezza, ma mi affido all'idea, mi affido al fatto che esiste quest'altra parte della mente che non conosco, ma fa parte sempre della mia mente, quindi fa parte sempre del paradigma materialista, la PNL che ha elaborato tantissimi strumenti di azione su di sé, comunque deriva dall'autoipnosi, dall'ipnosi ericksoniana, almeno in parte, e quindi possiamo anzi utilizzarla come paradigma conscio-subconscio del paradigma materialista. Io posso escludere completamente che vi sia un universo governato da una qualche legge spirituale, ma che sia soltanto la mia mente che interviene su se stessa e quindi cambia la sua realtà attraverso l'azione di sé su di sé. Qui la cambia dal punto di vista di un processo unicamente conscio, sul proprio unico, sulla propria unica prospettiva immediatamente sensibile, percepibile, che è appunto quella conscia. Qui invece si affida a un mistero, naturalmente, o per meglio dire, questa azione implica una complessità maggiore rispetto alla consapevolezza del territorio della mente, dell'estensione del territorio della mente. E veniamo alla terza mappatura, all'estensione della nostra mappa su un terzo territorio, coinvolgendo un terzo territorio, quel territorio che è governato dal secondo principio, ovvero l'universo è governato dalla legge. Bene, così come è importante sottolineare il fatto che la freccia che dai pensieri sono cose ci porta all'universo è governato dalla legge è univoca, ovvero non vi è, almeno dal punto di vista, diciamo così, cronologico, per come lo abbiamo impostato noi, vedremo tra brevissimo come poi si ritorni, si possa ritornare a il secondo posizionamento e al primo posizionamento in modo rinnovato dal terzo posizionamento, però dal punto di vista didattico, diciamo così, il percorso è successivo, cioè non vi è una reciprocità, un'interdipendenza, ma i pensieri sono cose, può esistere unicamente come principio che opera attraverso gli strumenti che ne applicano le implicazioni, quindi attraverso gli strumenti che sono legati unicamente al lavoro di sé su di sé della mente su se stessa, nella doppia estensione che abbiamo visto, ma l'universo è governato dalla legge è un passaggio ulteriore nella prospettiva naturalmente della legge di attrazione, cioè implica il fatto che oltre all'idea che i pensieri sono cose, vi è qualcos'altro, vi è qualcosa in più. Ed infatti, così come vi dicevo, vi è una unica direzione, vi è anche un'unica direzione iniziale da conscio, conscio a conscio, subconscio al nostro ultimo posizionamento che è conscio, la relazione tra conscio, subconscio e superconscio. Viene introdotta una dimensione ulteriore, la dimensione spirituale. Dimensione spirituale che fa parte anch'essa della nostra mente, e adesso ne vedremo le implicazioni, ma che non è soltanto qui, cioè dentro noi stessi, ma è qualcos'altro, un'energia che ci mette in connessione
con un'altra energia più ampia, l'energia spirituale, con la mente infinita, dalla quale attraverso questa mente riceve quell'energia che non si trova dentro di noi. Ecco che abbiamo a che fare perciò con una relazione esterna, una relazione che non si riduce, non si risolve nell'azione di sé su di sé, ma necessita l'ingresso di un'altra realtà, di un'altra mente, che certamente è in connessione con la nostra mente, ma che non è o non è necessariamente la nostra mente. E infatti qui abbiamo a che fare con un altro paradigma, il paradigma spiritualista. Mi dispiace la scrittura un po' rozza, peraltro lo dovevo mettere prima e mi sono ovviamente dimenticato, mi è venuto in mente adesso, ma l'importante è che sia chiaro il fatto che questi due posizionamenti, conscio-conscio e conscio-subconscio, sono perfettamente all'interno, collocabili all'interno del paradigma materialista. Il posizionamento conscio-subconscio-superconscio, quando introduciamo l'elemento del superconscio, cioè della dimensione spirituale, abbiamo a che fare con un altro paradigma. Facciamo il nostro ingresso in un altro paradigma. Un altro paradigma significa che vi sono altre regole, altri fondamenti, che non sono gli stessi fondamenti del paradigma precedente, anzi che in molti casi sono opposti ai fondamenti del paradigma precedente. Il fatto che non soltanto ciò che è razionale è reale, il fatto che non soltanto ciò che è materiale è reale, anzi il fatto che il materiale nasce dall'ideale, il fatto che la dimensione spirituale è la dimensione che, trascendendo anche la razionalità, cioè la capacità nostra di comprenderla pienamente, di stabilizzarla o categorizzarla in schemi che sono completamente pensabili e dicibili, perciò comprensibili, comunque ha una sua esatta collocazione nella realtà, anzi con ogni probabilità è il fondamento di ogni realtà. Capite bene che vi è un salto che si compie tra questi due posizionamenti e i posizionamenti che andiamo ora a osservare, che fanno parte sempre della estensione del territorio della legge di attrazione. Anche perché non è finita qui, cioè vi sono due ulteriori posizionamenti che derivano dalla collocazione nel paradigma spiritualista. Ovvero, io posso collocarmi nel paradigma spiritualista e perciò credere che la struttura della realtà sia fatta in questo modo e che la mia mente sia in realtà costituita da tre menti, la mente conscia, la mente subconscia, la mente superconscia, di cui una mente è fuori di noi o in parte è in noi, ma comunque è in connessione con qualcosa che è fuori di noi, appunto con l'universo spirituale o mente infinita, come la chiameremo qui. Ma anche in questo caso io ho due ulteriori sviluppi, due ulteriori mappature. La prima è quella che io chiamo la mappatura o il posizionamento egocentrico. Anche qui, attenzione, non vi è nessun tipo di giudizio moralistico. Cioè, l'io è al centro di questa creazione. Io creo, io sono. Io creo la realtà attraverso la mia azione con l'universo, con la mente infinita. Quindi l'obiettivo di questo posizionamento e degli strumenti che sono incorniciati da o che afferiscono a questo posizionamento, l'obiettivo è quello di interagire con la mente infinita per attivare quei processi di creazione della realtà. E allora qui abbiamo quella che io chiamo, che chiamiamo qui la legge di attrazione classica, il nuovo pensiero, ma anche tutta la dimensione della più moderna della mente
quantica, per esempio, o della legge di attrazione quantica. Abbiamo qua anche, per esempio, la Matrix Energetics o Energetics, il Theta Healing, il Transurfing, anche quindi diciamo le versioni più moderne della legge di attrazione, che però tutte hanno come principio questo, dimenticavo, l'immaginazione creativa. Neville Goddard si trova precisamente qui, forse è l'esponente più radicale di questo filone, di questo posizionamento. Ok? Quindi io, attraverso la mia azione sull'universo, non soltanto la mia azione su me stesso e la mia azione sul profondo di me stesso, ma anche l'azione mia consapevole sulla dimensione spirituale, l'interazione con la dimensione spirituale, con la mente infinita, creo la realtà. E poi invece vi è l'ulteriore, altro posizionamento, che è quello teocentrico, là dove non sono io al centro, ma è Dio al centro. La differenza è molto più che una sfumatura, perché in questo caso io interagisco e creo, chiedo, ricevo, ringrazio le azioni canoniche, diciamo così, della legge di attrazione, ma altresì io entro nella struttura metafisica dell'universo, quantistica dell'universo, quadridimensionale dell'universo, riesco a entrare, così ci insegnano le diverse discipline, in quelle frequenze e attraverso quelle scelgo la mia realtà. Scelgo, per esempio, nel Transurfing la mia variante di realtà. Qui è molto diverso. L'obiettivo qui non è interagire per creare, qui l'obiettivo è connettersi per lasciare che l'universo crei. Qui sono io che creo, qui sono io che sono, qui è Dio che crea, qui è Dio che è. Qui mi connetto, io divento un canale di manifestazione. Anche qui divento un canale di manifestazione, ma è un canale che parte da me. Qui è un canale che invece incontra la mente infinita stessa, diciamo così, e attraverso di essa lascio che il mondo si crei. Quello che viene detto, trova prima il regno dei cieli e tutto il resto ti verrà dato in abbondanza. Questa è una differenza fondamentale, non è affatto una differenza di sfumature né accademica. E certamente incontriamo chi nella legge di attrazione classica lo pratica, nel nuovo pensiero lo pratica. Per esempio Charles Hanel si muove più su questo aspetto, su questo posizionamento. Anche lo stesso Wallace D. Wattles lo fa. La chiave suprema, la scienza di diventare ricchi. Florence Covey Shinn lo fa con il gioco della vita e tutti gli altri strumenti. Moltissimi lo fanno, James Allen lo fa e no, non cito altri. Emmett Fox è più qui, il suo collocamento è più qui. Certamente Charles Fillmore e tanti altri, come già sentite, Ernst Holmes, Raymond Charles Barker, tanti altri che hanno più inclinazioni naturalmente all'aspetto spirituale, si collocano qui, ma entrambi dicono i pensieri sono cose lo scrive Prentice Mulford, i pensieri sono cose lo scrive Charles Fillmore, i pensieri sono cose lo scrive Emmett Fox, la chiave d'oro la scrive Napoleon Hill, la chiave della realizzazione del successo, credo proprio la chiave d'oro, magari mi sbaglio nei dettagli, la chiave d'oro la cita, ne parla Emmett Fox, con accezioni differenti. Napoleon Hill non l'abbiamo citato, perché come sapete è successivo rispetto alla codificazione della legge di attrazione classica, si pone comunque di qui, anche se tutti quanti questi, attenzione, è importante, tutti coloro che si collocano qui hanno il senso dell'interconnessione spirituale, quindi l'elemento del superconscio è predominante, predominante, perché anche la mente quantica, che in un certo senso potremmo perfino riferire o limitare alla dimensione conscia-subconscia, nel momento in cui implica l'azione sull'universo e non solo sulla propria mente, un universo certamente, se vogliamo, ancora razionalizzato dal punto di vista quantistico, ma non dimenticate che, come si suol dire, questo era una
un detto dei fisici quantistici stessi, la fisica quantistica l'hanno capita soltanto in due e non ne sono neanche loro del tutto sicuri. Quindi comunque, anche se si scientificizza una dimensione che non è razionalizzabile, comunque ci si riferisce a qualcosa che è oltre la mente, è oltre la propria dimensione che riguarda sia il conscio conscio sia il conscio subconscio. La differenza fondamentale però è che qui la direzione God Servant of Man, mi viene in mente quanto dice Wallace D. Wattles, senza naturalmente ridurre Dio a un servitore dell'uomo, se ne leggete o ascoltate quel testo è molto chiaro, nel momento in cui si entra nella interazione, nel flusso di direzione spirituale, nell'universo infinito, nel momento in cui si varca la soglia della mente infinita, ecco che la mente infinita necessariamente cospira, come dicono gli appassionati della legge di attrazione classica, con noi, cioè co-crea la realtà insieme a noi. Qui però è diverso. Qui è quel percorso di ascesi, qui è il canale del misticismo, qui è il canale dell'iniziazione, qui è il canale dei misteri, qui è il canale della Bibbia intesa nel senso dimenticato del termine oggi. Qui ci troviamo di fronte a un percorso che non ricerca la creazione di una realtà, non ha come scopo la creazione di una realtà laddove l'universo e mente infinita sono un mezzo. Qui il fine, lo scopo è la connessione con la mente infinita e il mezzo o l'effetto è la creazione della realtà. O il segno, come si dice, o la dimostrazione. In questo caso, per esempio, possiamo trovare sia quello che nel nuovo pensiero è chiamato il trattamento, ma il trattamento lo possiamo trovare anche qui. Florence Covenshin usa i trattamenti in questo modo, Emmett Fox usa i trattamenti in quest'altro modo. Poni la mente su Dio, dice Emmett Fox. Poni la mente su Dio. È esattamente quello che proverbialmente o biblicamente ci viene indicato come la scelta più fortunata dell'intera storia della Bibbia, ovvero Salomone che sceglie la sapienza. Trova prima il regno dei Dio, trova prima il regno dei cieli e tutto ti sarà dato in più. È l'azione perciò della ricerca, della connessione, dell'alleanza, ecco, l'originale significato di alleanza, della comunione, dell'atonement, dell'essere una sola mente con Dio. Naturalmente prendete questo termine con la massima cautela e con il massimo rispetto, non entriamo ovviamente nel dettaglio, parliamo di energie che si interconnettono, ma laddove, ripeto, questa energia si interconnette con l'energia spirituale come mezzo per il fine, qui si connette all'energia spirituale come fine e il mezzo della manifestazione, cioè la dimostrazione di questa connessione è la manifestazione creativa, quindi la creazione della realtà. Ma essa è, come dico e ripeto, mezzo o conseguenza, effetto necessario. Cioè, alla fine, se vogliamo pragmaticamente, il risultato è lo stesso, ma il presupposto è molto differente. E quindi il proprio posizionamento è molto differente. Questo è il percorso dell'epistrofea, anche quella che Plotino chiamava appunto epistrofe, cioè ritorno, risalire lungo la corrente del senso della propria esistenza, anche la corrente della propria mente, per arrivare fino alla connessione. Questo è per esempio il modo in cui opera Ho'oponopono e questo, se mi permetto, è anche il modo in cui opera Mindtree. Riepilogando, perciò avete visto l'estensione sia dell'azione su noi stessi sia del territorio di noi stessi. Territorio che può, fra virgolette, ridursi, ripeto, ancora una volta non c'è un giudizio di valore, non c'è una gerarchia, ovvero implicitamente una gerarchia c'è, ma questa gerarchia si basa sulla vostra scelta. Potete scegliere di restare qui o di avanzare qui
uso il termine certamente avanzare, ma semplicemente anche nel senso spaziale dell'idea metaforica dell'avanzare, quindi dell'esplorare territori differenti e quindi non necessariamente, perché io non ce l'ho le risposte. Io ho fatto il mio percorso e chiaramente mi ha portato qui, adesso ve ne posso, vi posso fare questa ricognizione, vi posso stilare questa mappa perché ne ho una visione complessiva, ma magari c'è qualcosa oltre, io non lo conosco. Quindi potete tranquillamente collocarvi in ognuno di questi punti della mappa. Come vi dicevo, lo scopo era triplice. Primo, quello di comprendere l'estensione del territorio della nostra mente, o l'estensione potenziale del territorio della nostra mente. Secondo, comprendere dove si è, dove ci si colloca, senza però dimenticare che c'è anche tutto il resto, senza dimenticare chi è qui, che c'è anche qui, quindi tutte le persone che comunque lavorano su se stesse attraverso la propria azione su di sé, non è che sono inferiori rispetto alle persone che lavorano dal punto di vista spirituale. Possono essere questioni di attitudine, possono essere questioni di cultura, possono essere questioni con ogni probabilità, possono essere determinate queste scelte, non da naturalmente scelte razionali, ma da un'attitudine naturale, da un'attitudine innata, dal proprio karma. La cosa importantissima è che, come avete visto, ed estremamente positiva, è il fatto che la negazione della legge di attrazione si limita a questo aspetto, a questa piccolissima porzione di scelta paradigmatica. E quindi anche tutti coloro che sono critici, che negano, che stigmatizzano, che snobbano in certo senso, che sono dubbiosi, che non si fidano di, che sono scettici, possono trovare però la propria collocazione se semplicemente riconoscono la possibilità dell'azione, di una qualche minima azione di sé su di sé. Se non c'è neanche questo, io li invito comunque a argomentare in modo formidabile il loro posizionamento piuttosto radicale, perché se riescono a sostenere una tesi del genere sono veramente dei fenomeni, e infatti i fenomeni si trovano soprattutto qui dove abito io. Ma scherzi a parte, vedete, mi serviva semplicemente per dire che anche quelli che apparentemente sono più scettici, se guardano questa mappa, possono riconoscere razionalmente o perlomeno ragionevolmente una positività del lavoro su di sé e quindi l'ampliamento anche del potenziale pubblico, io credo, attraverso una mappa di questo tipo sia assolutamente possibile. C'è tanto bisogno oggi di sviluppare perlomeno questa parte qui, tanto, siamo talmente afflitti dalla negatività irragionevole, dominata unicamente dall'esercizio della paura che non riusciamo neanche più a vedere minimamente il bicchiere mezzo pieno. Se noi stiamo lavorando su noi stessi e otteniamo dei risultati, valorizziamoli. Se noi intraprendiamo un percorso di cambiamento, di avanzamento e decidiamo di farlo, siamo contenti di quello che realizziamo, non guardiamo sempre soltanto in negativo tutto quello che c'è da fare. E poi, come dicevo, spero che sia come secondo scopo uno stimolo a proseguire anche il percorso, se vi trovate per esempio qui o se vi trovate qui, estendendo la conoscenza, anche soltanto la curiosità, uno dei termini più bistrattati oggi, ma che faceva parte della grande cultura tardo-antica, della resiliente cultura tardo-antica, per meglio dire, ovvero la curiosità di esplorare altri territori. E altresì, se vi trovate invece, per esempio, nella collocazione egocentrica, valutare le differenze e approfondire queste differenze rispetto al posizionamento teocentrico. Altresì, se siete all'interno invece del discorso, della collocazione, del posizionamento teocentrico, continuate ad avanzare perché è la scelta giusta.